Ciao a tutti e benvenuti sul canale, io sono Stefania e in questo video oggi parliamo di unghie, come rimuovere il semi permanente a casa in modo semplice e senza fare danni. Se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e spuntate anche la campanella in modo da essere aggiornati tutte le volte che pubblico un nuovo video. Ci tengo a fare una premessa, non sono un'esperta di manicure, non sono una professionista del settore, ma come tutte le donne mi piace avere le mani in ordine, ben curate. Negli anni ho provato anche io il semipermanente, ovviamente fatto dall'estetista, ma durante il lockdown ho dovuto arrangiarmi da sola a casa. Quindi quello che sto per mostrarvi è il modo che io adopero per rimuovere il semipermanente con quello che ho in casa. Queste sono le mie mani prima della rimozione del semipermanente, che è stato applicato circa 17 giorni prima. E vado a rimuoverlo non perché si sia rovinato o sbeccato, anzi per me è perfetto, ma non mi piace la ricrescita così evidente. Quindi per la rimozione ho bisogno di 10 pezzi di alluminio, uso proprio la carta stagnola, quella da cucina, e la taglio a mano libera in tanti rettangoli, più o meno simili di dimensione. 10 pad o dischetti struccanti, io ho questi ma si possono utilizzare tranquillamente i dischetti classici per il make up tagliati a metà, solvente per smalto con acetone, una lima unghie con grana 100-180, una spazzola o un pennello per rimuovere i residui polverosi, un bastoncino in legno per le cuticole, un buffer o in alternativa va benissimo anche la lima 100-180, una vaschetta con acqua tiepida. Inizio la rimozione mettendo a modo le dita nella vaschetta con acqua tiepida che ammorbidisce un po' le unghie. Le tampono e con la lima vado delicatamente a grattare sulla superficie del semipermanente in modo da rimuovere il top coat lucido e proseguo così per tutte le dita. Quando il lucido non ci sarà più, lo strato di smalto sarà opacizzato completamente, applico sulle dita il pad imbevuto di acetone e lo chiudo con la stagnola. Lascio agire per circa 10 minuti. Trascorso il tempo, con l'aiuto del bastoncino e con tanta pazienza, vado a rimuovere delicatamente lo smalto. Una volta rimossa la quantità maggiore di semipermanente, con il buffer rimuovo le parti che non sono ancora venute via. Il movimento con il buffer deve essere molto delicato e sempre nello stesso verso. Continuo così per tutte le dita. Questo è il risultato finale dopo aver lavato le mani. Il video termina qui. Spero ti sia piaciuto. Non dimenticare che per sostenermi basta lasciare un like, commentare il video, condividerlo sui social ed ovviamente se non sei ancora iscritto iscriviti al canale, spunta anche la campanella e potrai essere avvisato tutte le volte che pubblico un nuovo video. Ciao e alla prossima!